trovati a tutti su Custom Volley. Oggi vorrei andare a fare un video che riprende un po' un altro che è uscito qualche giorno fa, che riguardava quelle che sono le statistiche della prima parte della regular season della Lega Pallavolo Serie A 1 femminile. Vorrei andare ad analizzare un po' più nel dettaglio quelli che sono i dati e fare insieme a voi il punto un po' della situazione. Andiamo a utilizzare il sito della Lega Volley femminile e le statistiche. Perché le statistiche? Perché alla fine la pallavolo è uno sport di statistica fatto appunto da quelli che sono dei numeri che ci dicono tanto, non tutto, però possono darci quello che è un quadro generale molto approfondito. Se andiamo a vedere innanzitutto la classifica di Moco Prosecco Volle Conegliano, è primo a 41 punti con 14 vittorie e 0 sconfitte. Secondo Vero Volle Milano con 37 punti con una sconfitta appunto contro i Moco Conegliano. Savino del Benescandici 35, Novara 33, poi via via tutte le altre. Quindi andiamo un attimo a prendere le statistiche, sempre sul sito, andiamo a vedere statistiche atleti e partiamo da quello che è il ruolo dell'opposto. Come abbiamo detto, il miglior opposto a livello di punti fatti è appunto Egonu, che ha fatto 301 punti, seconda Kimova, eccetera, eccetera. Quello che però vorrei andare a sottolineare è l'efficienza. Perché? Perché i punti lasciano un po' il tempo che trovano, nel senso che giochiamo tanti palloni, avremo più possibilità a livello statistico molto semplicemente di fare più. Quindi se andiamo a vedere quella che è la perfezione di Egonu, PRF in percentuale, vediamo che ha un ottimo 49,1%. Quindi questo dato dei 301 punti è un ottimo dato visto anche le percentuali, infatti ha la percentuale migliore di tutti. È un pochino più scarsa per quanto riguarda l'efficienza, dove Antropova è un pochino meglio, ma tutto questo ripeto, non va a inficiare l'ottima prestazione di Paolo Egonu in questa prima parte di stagione. Vorrei andare a vedere la HAC, che ha giocato ben 5 set in meno di Paolo Egonu e ha fatto 423 attacchi, di cui 205 punti. Quindi anche lei mantiene un'ottima media del 48,5% con pochissimi errori. Ecco la caratteristica molto buona di Isabella Hack. Quindi per quanto riguarda poi gli opposti, abbiamo anche Akimova che attacca tantissimo nelle file di Novara, infatti gli sono stati dati 503 palloni, viene utilizzata tantissimo dal palleggiatore di Novara con un'ottima efficienza, infatti ha veramente un'ottima efficienza. Per quanto riguarda Egonu, vorrei andare anche a sottolineare l'ottima prestazione a muro dell'opposto italiano, che è il miglior muratore tra gli opposti. E per quanto riguarda invece gli ace, vorrei farvi vedere Antropova ha veramente un'ottima efficienza a servizio, tenendo bassi gli errori e facendo tanti ace. Infatti ha fatto 24 ace distaccando sia Kimova che Hack, sbagliando solo 38 palloni su 185 battute. Quindi veramente un'ottima prestazione di Caterina Antropova. Detto questo, concludo questo video sottolineando il fatto dell'ottima prestazione di Paolo Egonu, quindi quelli che sono i dati, cioè 301 punti fatti in 14 partite, sono dei dati veramente fenomenali, visto anche che la sua perfezione, cioè punti fatti, la sua efficienza, chiamiamola così, che è più corretto a livello di scout, è del 49,1%, un dato veramente ottimo comparato a quelli che sono gli altri dati.
Per concludere vorrei andare a vedere quelli che sono i dati della scorsa stagione, giusto per avere un confronto su quelli che sono. Ecco il riferimento che voglio farvi vedere, cioè la pallavolo va presa con dei riferimenti, ok? I riferimenti sono i top player, quindi se noi andiamo a prendere il miglior opposto dell'anno scorso, cioè Isabella Hack, nella miglior squadra dell'anno scorso, che è il Moco Volley Conegliano, vediamo che ha avuto una efficienza del 48,3%, cioè su 1179 palloni giocati, attaccati, ha fatto 569 punti con un 48,3. Quindi quel 49% di Egonu si conferma essere un ottimo dato. Vedremo se Paola manterrà queste percentuali fino in fondo alla stagione. E soprattutto vorrei farvi vedere una cosa: Jordan Thompson, che l'anno scorso ha giocato un ottimo campionato e ha permesso, non da sola, però dando una grossissima mano a Vero Volle Milano di arrivare in finale playoff, l'anno scorso, generico, quindi non solo dei playoff, ha avuto 42,3%. Vedremo se Paola manterrà queste percentuali e dove queste percentuali permetteranno a Vero Volle Milano di piazzarsi. Cioè vedremo se Paola riuscirà a mantenere quella media di percentuali anche nelle partite che contano, durante i playoff che ci saranno e soprattutto nella partita che mi aspetto ci sia, cioè la finalissima in Moco Conegliano contro Vero Volley Milano. E vedremo se Paola darà una mano a conquistare questo scudetto a Vero Volley Milano. Quindi io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Yes, I'm immortal. When I